Marco Zambelli, si chiude un'epoca per te dopo 15 anni di Brescia, una nuova avventura. Cosa è successo con le rondinelle? Perché Empoli? Ma su Brescia preferisco non parlare, ma non per presunzione, perché mi hanno sempre insegnato a non guardarmi indietro. Quindi credo che il futuro sia qui, sia Empoli. E perché Empoli? Perché è una società che mi ha voluto, su cui ho sempre solo sentito, anche da compagni che hanno giocato qui, belle parole. Una realtà importante che cerca di fare calcio in maniera importante, quindi è stata una scelta molto semplice. Riparti con grande entusiasmo, prestando la tua esperienza ad un gruppo giovane che soprattutto in difesa, insomma, ha fatto vedere grandi cose anche lo scorso anno in Serie A. Ha fatto vedere grandissime cose, come hai detto te, anche per la giovane età e per il bellissimo lavoro che è stato svolto. Io, come a Brescia, ero capitano, ero comunque a disposizione della squadra. A maggior ragione qua, da ultimo arrivato, sono a disposizione della squadra, dei ragazzi. Se posso dare qualcosa a livello di esperienza e di spogliatoio, ben venga, diciamo, fa parte anche delle mie caratteristiche. Già conoscevi mister Marco Giampaolo, quindi insomma immagino che anche questo in qualche modo aiuti l'inserimento in un gruppo che comunque non ha mai fatto difficoltà a nessuno. Certo, aiuta. È sempre stato anche a Brescia un grandissimo lavoratore, con grande professionalità, applicazione e voglia di fare. Si è messo in gioco anche lui quest'anno in questa nuova avventura, quindi aiuta sicuramente, come hai detto te, anche qualsiasi ragazzo che è passato da Brescia. Mi viene da pensare a Corvi, a Budel, che sono stati qua, hanno sempre dipinto questo gruppo, anche se in anni diversi, comunque come un ambiente, un gruppo sempre familiare, sempre disponibile a accoglierti in una maniera migliore. Ecco, una delle cose che si dice sempre da fuori dell'Empoli: grande spogliatoio e società organizzata. Mi dici che impressione hai tratto, seppur da pochi giorni che lavori in questa spogliatoia? Quello che hai detto te, grande spogliatoio e società organizzata. Credo che nel calcio di oggi questo faccia la differenza, perché un giocatore è messo alla prova anche con molte pressioni a livello mediatico, a livello esterno, quindi la tranquillità e la consapevolezza di far parte di un gruppo e di una famiglia intesa come società, che ti fa star bene, che ti sa far sentire importante e dove puoi fare solo quello per cui sei predisposto, cioè giocare a calcio, credo che sia la cosa più importante. L'ultima due cose che ti chiedo: la prima riguarda Riccardo Saponara. Quanto è veramente la stella che fa la differenza, non tanto nello spogliatoio, quanto sul campo? Ma credo che non lo scopro io, Riccardo, sul campo, ma soprattutto per quel poco che ho visto nello spogliatoio, è quella stella di cui tu parlavi. Sa far fare la differenza alla squadra in campo per le sue qualità, ma quelle sono ben note anche all'interno dello spogliatoio, pur non essendo vecchio, tra virgolette, perché sa dare una mano e sa far crescere anche gli altri. Fra 4 giorni si parte il secondo campionato di Serie A di seguito, di fila per l'Empoli, però il clima sembra essere stato adesso in salita, perché la sconfitta contro il Vicenza ha buttato giù qualcuno. Qual è il clima che si respira dentro il gruppo dopo la sconfitta di Vicenza e in vista della gara col Chievo? Credimi, dopo tanti anni di calcio devi imparare a trovare un equilibrio dalle sconfitte e anche dalle vittorie. Tanti ragazzi hanno fatto il campionato qui l'anno scorso, quindi con grandi cose, sanno che bisogna resettare, perché il passato è passato, ma credo che la consapevolezza sia il motore trainante che c'è all'interno di questo spogliatoio. La consapevolezza non di essere più forti degli altri, ma di essere un gruppo, una squadra che può far bene, che chiaramente deve lottarsela ogni secondo, ogni minuto, fino all'ultima partita di campionato. E per chiudere, l'obiettivo tuo guardando al futuro di questa stagione? Ma come dicevo prima, essere a disposizione. Chiaro, siamo in 20 ragazzi, 25 ragazzi, tutti vogliono giocare il più possibile, non lo scopro sicuramente io, però credo che la prima cosa sia proprio questa, l'essere a disposizione e il prima di tutto il poter dare una mano.